13 consorzi che raggruppano oltre 690 imprese su tutto il territorio regionale e operano in settori tra loro molto differenti, dall'artigianato artistico alla navalmeccanica, dall'agroalimentare all'innovazione tecnologica, dalla produzione di energie rinnovabili alla navigazione. È la fotografia dei vincitori del premio Imprese Insieme 2010, realizzato da Confartigianato Liguria e Confindustria Liguria con la collaborazione di Filse, l'ultimo passo di un percorso condiviso da associazioni di categoria e regione per sostenere le reti d'impresa. Fondamentale che noi riusciamo a stimolare processi di aggregazione fra le nostre imprese. Abbiamo spesso imprese di grandi qualità ma di piccole dimensioni, abbiamo mercati con i quali andare a competere che sono mercati difficili. Credo che oggi l'aggregazione sia l'elemento premiante. Noi come Regione ci abbiamo già messo risorse, vedremo nel futuro di lavorare, pur nella ristrettezza finanziaria, di mettere ancora euro, risorse, finanziamenti e contributi che sostengano l'aggregazione, e andremo anche a modificare il nostro quadro normativo, rivedendo la legge sui distretti industriali, per fare in modo che in questa siano riconosciute anche le aggregazioni di imprese attraverso i consorzi, attraverso le reti. Uniamo le imprese e così riusciremo a competere. La premiazione, che si è svolta nella sede della Camera di Commercio di Genova, è stata l'occasione per festeggiare l'aggregazione imprenditoriale, sempre più motore dello sviluppo ligure. In tutta la regione sono molte le piccole e medie imprese che negli ultimi anni hanno deciso di puntare sul lavoro di squadra per competere, dimostrando che unendo le forze anche i piccoli possono ottenere grandi risultati. L'aggregazione è fondamentale proprio per affrontare i mercati, perché assieme si possono fare cose più importanti come le ricerche di mercato, la commercializzazione dei prodotti, la presentazione degli stessi, la certificazione dei prodotti, la ricerca della qualità. Ci sono tutti i fattori che fanno sì che si riesca a competere maggiormente su un mercato sempre più globalizzato in un momento difficile come quello attuale, connotato da una crisi economica. Anche il riconoscimento consegnato ai vincitori in occasione dell'incontro ribadisce l'importanza e il valore aggiunto della collaborazione. Ai 13 consorzi selezionati è stata donata una stella composta da varie parti ad incastro. Un rompicapo che può sembrare difficile da comporre, ma che una volta montato è estremamente solido. In un territorio come la Liguria, caratterizzato da una moltitudine di piccole e medie imprese, non sempre è facile fare sistema, ma una volta superata la diffidenza reciproca, i vantaggi per i consorziati sono molti. Attraverso la condivisione di competenze e conoscenze, possono affacciarsi sui mercati esteri, sviluppare progetti innovativi, dialogare alla pari con le grandi imprese e accedere a finanziamenti pubblici. L'importanza che io do a questo avvenimento è senz'altro di origine culturale. Era riuscire a mettere insieme delle aziende per poter portare avanti dei progetti congiuntamente di tecnologia, di innovazione, di internazionalizzazione, è senz'altro uno degli strumenti fondamentali per il futuro dell'economia di questa regione. Non è tanto la dimensione delle aziende che si aggregano, ma sono le motivazioni per cui si aggregano, quali sono gli scopi, dove vogliono arrivare. Quindi anche le imprese associate a Confindustria hanno senz'altro interesse a questi strumenti. Cinque i consorzi selezionati nello Spezzino, provincia tradizionalmente legata alla navalmeccanica. Premiato il CINS, Consorzio Imprese Navalmeccaniche Spezzine, che riunisce 11 imprese altamente specializzate che insieme formano una filiera completa. Altro consorzio che opera nell'indotto portuale è Guastini Group, che lavora alla creazione di un polo tecnologico e produttivo specializzato in elettromeccanica. Strettamente connesso al distretto ligure delle tecnologie marine è Tecnomar Liguria, consorzio che raggruppa un'ottantina di piccole e medie imprese su tutto il territorio regionale. Premiato anche il consorzio marittimo turistico 5 Terre Golfo dei Poeti, che accompagna i turisti alla scoperta del Levante ligure via mare.
spazio infine al settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, con il riconoscimento assegnato al Consorzio Energie. In una regione come la nostra, dove sicuramente la mancanza della media impresa è una debolezza, l'aggregazione delle piccole imprese in modo da dare una dimensione in grado di competere sia sul mercato internazionale sia nel rapporto tra piccola impresa e grande impresa e quindi nel mondo della subfornitura è fondamentale. In più, innovare ormai è la scommessa che tutte le imprese devono fare e farlo da sole in una dimensione piccola è sicuramente una cosa sostanzialmente impossibile. Quindi è in questo sistema di relazioni che noi scommettiamo, consapevoli che non può essere una cosa guidata dall'esterno, deve essere una cosa che nasce spontaneamente alla quale noi cerchiamo di dare un contributo insieme con il mondo delle associazioni e convincendo i singoli imprenditori dell'opportunità e dell'utilità di questo rapporto. Nella provincia di Savona, premiata l'eccellenza dei prodotti artigianali, con il riconoscimento a Riviera Specialties, consorzio che esporta i sapori made in Liguria in tutto il mondo. Nasce nel segno della tradizione dei maestri vetrai della Val Bormida, il consorzio Ligure Vetro Artistico, che ha la sede all'interno del Museo del Vetro di Altare. Venti imprese ed un ventaglio di prodotti manifatturieri e servizi sono il punto di forza di ASSIP, aziende savonesi di servizi per l'industria e la portualità. Quattro i consorzi genovesi selezionati da Confartigianato e Confindustria Liguria. Si va dal settore delle tecnologie avanzate, nel quale opera Odysseus, nato dall'incontro di 8 aziende con l'obiettivo di affacciarsi sul mercato internazionale, all'artigianato tipico, rappresentato dal consorzio artigiano Ardesia Fontanabuona, che raggruppa 5 piccole imprese unite per ottimizzare i costi di gestione. Il riconoscimento è stato assegnato anche alle imprese dell'indotto portuale che fanno parte del consorzio Ponteggiatori Riuniti, 12 anni di attività insieme nella costruzione di ponteggiature, e di Liguria Produce Marine Consortium, società consortile specializzata nella produzione di equipaggiamenti ed accessori per il settore nautico. Ad Imperia, premiata l'eccellenza dell'agroalimentare con il consorzio per la tutela dell'olio DOP Riviera Ligure, che raggruppa 483 imprese tra olivicoltori, frantoiani ed imbottigliatori su tutto il territorio regionale. Riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, opera per garantire la qualità dei prodotti, le tecniche di lavorazione e la rintracciabilità della filiera. Vincitori del premio Imprese Insieme 2010 rendono uno spaccato del tessuto imprenditoriale ligure, in equilibrio tra innovazione e tradizione. Il filo rosso che lega le imprese dei consorzi è la volontà di crescere, non solo nella dimensione, ma anche nella qualità dei prodotti e dei servizi offerti e nella capacità di sviluppare nuovi progetti. Attraverso l'aggregazione, i consorziati hanno trovato il modo di attrarre investimenti, di competere in un mercato sempre più globalizzato e di esportare l'eccellenza del Made in Liguria in tutto il mondo.